Ciao a tutti, sono Sonny e ve lo avevo detto che ci saremmo rivisti prima della fine dell'anno. E quindi questo è il mio quinto video. Non sono mai stato un grande amante delle barzellette, specie quelle razziste. Ma nella mia vita ne ho sentite tante e devo dire che alcune mi hanno fatto ridere. Perché nella vita bisogna ridere ed essere autoironici. Come dico sempre io, chi non ride non è una persona seria. Mannaggia! Adesso mi ricordo! Dove è Pino? Dove è Pino? Disgraziato, mannaggia! Quindi, come diciamo a Roma, non fatevela più a male e fatevi una risata. Perché se rido io, potete ridere pure voi. Ma prima, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi alle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube. Sì, tutte quante. E iniziamo! Le barzellette razziste che purtroppo hanno fatto ridere anche me. Mettiamoci comodi. Si accomodi, prego. Sulla poltrona. Oh. Allora. Un africano va alla Feltrinelli. Entra e dice: Salve, vorrei un disco di Loredana. Per te? No, per mio amico. Un leghista cammina per strada e vede un fruttivendolo. Il fruttivendolo sta aprendo le mele, prende i semini e butta le mele. Allora il leghista incuriosito va dal fruttivendolo e gli dice: Mi scusi, ma perché prende le mele? Le apre, prende i semini e butta via le mele? E il fruttivendolo gli fa: A me le mele non interessano, interessano i semini. Fanno diventare più intelligenti. E il leghista gli fa: Ah, e quanto costa un semino? 5 euro. Il leghista ci pensa un po' e poi si convince e le compra. Va alla cassa e dopo aver pagato 15 euro per 3 semini, li prende e li mangia. Mentre li sta mangiando pensa: Cacchio, non sono male. Però, con 15 euro, quante mele mi prendevo? E quanti semini ci facevo? E il fruttivendolo che lo sente gli fa: Bravo, vedi che stai già diventando un po' più intelligente? Ci sono un tedesco, un francese e un italiano su un aereo. Il tedesco decide di fare un gioco che consiste nel bendarsi, mettere fuori il braccio dal finestrino ed indovinare dove ci si trovi. Comincia il francese. Siamo in Francia! Sono riuscito a prendere una baguette! Poi è la volta del tedesco. Siamo in Germania! Ho appena preso un Krapfen! E alla fine tocca all'italiano, che si benda, mette la mano fuori dal finestrino e alla fine fa: Siamo in Italia, precisamente a Napoli. Gli altri lo guardano sbalordito e fanno: Come hai fatto a indovinare? E lui: Mi hanno appena rubato l'orologio. È bella e buona, ci sono rumori che è bella e buona che se ne è caduto palazzo. Niente di più, faccio solo che è flash. Come lo chiami un rapper cinese? Vanilla Rice. Don't get the lap, no phone, you can see. That's why I'm motherfucking BIMC. Cazzo. Ok. Tre amici di vecchia data si rincontrano a un bar e iniziano a vantarsi della generosità dei loro figli. E il primo fa: Vi ricordate mio figlio? Ha sempre avuto quella passione per i cavalli. Adesso ha messo su uno degli ippodromi più grandi della città e pensate, è così generoso che l'altro giorno a un suo amico gli ha regalato un cavallo puro sangue. E tutti fanno: Wow, bravo, bravo, bravo. E il secondo allora fa: Vi ricordate il mio? Il mio ci ha sempre avuto la passione per le macchinine, per i motori. Adesso ha messo su una concessionaria ed è così generoso che pensate che a un suo amico il mese scorso gli ha regalato un'auto sportiva di grossa cilindrata. E tutti fanno: Bravo, bravo. Allora il terzo fa: Vi ricordate, mio figlio? Ci ha sempre avuto la passione per le costruzioni. Adesso c'ha una delle imprese edili più grandi della città. E pensate, è così generoso che l'altra volta a un suo amico, per riconoscenza, gli ha regalato un appartamento. In quel momento nel bar arriva Sandro, un altro amico di vecchia data, e loro fanno: Uè Sandro, come stai? Ma come sta tuo figlio? Si è sposato? No, mio figlio è gay e fa il ballerino in un locale di spogliarellisti. Però sta bene, tutti lo guardano e fanno: Ma questa cosa non ti dispiace? No, no, l'importante è che uno sta bene con se stesso e pensate, c'è un casino di amici generosissimi. Ultimamente tre amici, gay come lui, gli hanno regalato un cavallo, una macchina sportiva e un appartamento. Pensa un po'. Run. Un
napoletano, un leghista e un africano sono in attesa fuori dalla sala parto di un ospedale. A un certo punto esce l'ostetrica e tutta disperata fa: oddio, oddio, e i vostri figli sono nati tutti alla stessa ora e li abbiamo confusi. Allora si vede il leghista tutto agitato, entra dentro la sala parto, prende il bambino nero, lo porta fuori e fa: fermi tutti, finché non fate uscire il terone, questo nero me lo tengo io. È stupida. Siamo in America e dopo tanti anni di lotta viene concessa la possibilità agli afroamericani di salire sui pullman dei bianchi. Solo che appena gli afroamericani salgono sul primo pullman, i bianchi si iniziano a ribellare e cercano di spingere gli afroamericani negli ultimi posti. Allora arriva l'autista e fa: basta, smettetela, la legge è la legge. Da oggi non esistono più bianchi, non esistono più neri. Guardate, fate conto di essere tutti gialli. Allora tutti lo ascoltano e fanno: ah, bravo, bravo. E lui continua: ecco, ora però i gialli un po' più chiari vengono avanti, perché i gialli un po' più scuri devono stare dietro. Un baldo giovane di estrema destra per strada incontra un ebreo. Lo guarda e gli fa: voi ebrei siete la causa di tutti i mali. L'ebreo se lo guarda un po' stranito e gli fa: forse hai ragione. Secondo me la causa di tutti i mali sono gli ebrei e i ciclisti. E quello di Forza Nuova gli fa: scusa, perché i ciclisti? E l'ebreo: e scusa, perché gli ebrei? Ecco, scusa. Matteo Salvini, scusate, c'è un po' un cane che abbaia. Ok. Matteo Salvini. Dico, Matteo Salvini è il cane abbaia. Matteo Salvini viene intervistato sulla Rai e la giornalista gli fa: Salvini, perché lei è accusato di essere razzista e omofobo? E Salvini gli fa: non sono io che sono razzista omofobo, sono gli altri ad essere froci e negri. Questa è dedicata a tutto il fan club di Salvini che mi ha segnalato e bloccato la pagina. Ve piace segnalare, eh? Segnalatemi! Sto cazzo! Ci dice quando è entrata in vigore la Costituzione italiana? No, dammi un suggerimento, un aiutino. Quanti articoli ha la Costituzione? 146. Quanti senatori ha? 300? Scusa? 300 senatori. Un militante di Casa Pound sta guidando a 150 all'ora sul Lungotevere. A un certo punto un cinese gli taglia la strada, lui non frena e boom, lo ficca sotto. Arriva l'ambulanza, la polizia e un poliziotto gli si avvicina e gli fa: scusi, ma perché non si è fermato? E quello di Casa Pound gli risponde: sì, beata a te, non mi fermo a rosso, mo mi fermo al giallo. Insomma, si è fatta una certa, quindi se non l'avete ancora fatto mettete un like alle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube. E ricordate, il razzismo è una brutta malattia. Colpisce i bianchi e fa fuori i neri. Bella per voi.